L'altra volta abbiamo parlato un pochino, accennato al rasoio di Occam, e oggi accenneremo ad altri, diciamo, principi di logica. In particolare anche continuando a semplificare un po' quelli che sono però delle fallacie da un punto di vista logico. Prima però di iniziare vorrei darvi un consiglio su un libro per quanto riguarda i test, perché sennò poi non parliamo mai di test. Allora, di libri sui test ne esistono centinaia, esistono e sono per carità tutti validi, però c'è un libretto che purtroppo non ho più perché poi prestai e non mi tornò più indietro, però credo di aver individuato, che fu, diciamo, per me fondamentale. Posso anche raccontare l'episodio, perché, diciamo, ero appena laureato, andai come si fa di solito, a partecipare alle prime selezioni per andare a lavorare. In quel caso era una selezione presso l'Air Italia. All'epoca chiamavano anche i matematici, ho laureato in matematica. Noi matematici avevamo, diciamo, 3-4 lettere, cioè. Gli ingegneri molte di più. Adesso se non mandi tu il curriculum non ti viene a chiamare nessuno. Poi naturalmente nel mio caso era, la cosa era abbastanza particolare, perché siccome ero residente nel Lazio e all'epoca i residenti in campagna non dovevano fare il militare, appena sentivano che ero residente del Lazio, lo sapevano che mi ero laureato a Napoli, e dicevano va bene, bene, tutto bene, però ci vediamo tra un anno e continuiamo. Però in particolare ebbi modo di fare le prime selezioni all'Air Italia, e queste selezioni erano basate su dei test, sia logici che numerici. E quando andai all'orale, l'istruttore, diciamo la persona che conduceva questi test, era contento, ma non troppo, diciamo, siccome era un modo brillante, diciamo, cioè, mi aspettavo qualcosa di più, era la prima volta andavo a fare questo. Allora mi resi conto che in qualche modo non era andato, diciamo, benissimo, era andato bene ma si poteva fare meglio, e allora mi resi conto che anche questa attività si può preparare, e mi procurai un libretto e, diciamo, mi preparai. Le volte successive sono andate test, sono andato molto meglio, diciamo, in particolare ho fatto i test una volta per entrare come ufficiale di complemento, e là c'era un solo posto, perché per matematici c'era un solo posto, così come un'altra era una selezione per un posto al quale poi rinuncia, che vinsi, ma rinunciai, per un posto per informatico al Ministero della Sanità. Prima si fecero gli orari e poi si fecero i test, era una cosa strana, un esame strano. In tutte e due le cose, in tutte e due le circostanze andai molto bene. Quindi questo libro ve lo consiglio. L'autore praticamente, diciamo, si trova solo o su internet o dove cercarlo su qualche libreria di qualche città grande, cioè o a Roma o a Napoli, perché l'autore si chiama Gil Azzopardi, come spiego l'autore, è il titolo del libro. Costa pochi euro, eh? Diciamo, il libro, questo ne ha vari sui test, ne ha alcuni anche sui test di intelligenza, però ok, questo qua è il libro, e dovrebbe essere questo perché è edito nell'89, io stavo facendo i test in quel periodo. I test attitudinali. C'è anche un ISBN, ma insomma penso che lo trovate facilmente invece in rete. Poi ce n'è un altro dello stesso autore sui test di intelligenza, credo che più o meno siano equivalenti, ma quello che ho usato io dovrebbe essere questo, sono sicuro al 95%. È un buon libro perché non spiega, diciamo,
più che fare esempi eccetera, vi spiega i principi sottostanti a svolgere in maniera brillante questi test. Parla anche dei test psicologici, quindi diciamo, per esempio, non so se voi avete mai visto un bel film che si chiama Ratatapà, un film di Maurizio Nichetti. È un, diciamo, questo film si apre con una presa in giro del famoso test dell'albero, e i test, diciamo, va per una selezione presso un'azienda e fanno disegnare ai candidati un albero. Allora questi disegnano tutti degli alberi che sostanzialmente fanno veramente brutti, molto brutti, tranne lui che c'è i colori eccetera, fa un albero spettacolare, meraviglioso, poi alla fine assumono tutti tranne lui, e in qualche modo è una presa in giro, però c'è un fondo di verità, nel senso che questo famoso test dell'albero, così come quello delle macchie di Rorschach, sono test di tipo psicologico nei quali si tende a valutare il profilo psicologico del candidato sulla base, diciamo, di come lui valuti certe macchie che possono sembrare varie cose, oppure di come disegna un albero. E diciamo che quantomeno andrebbe integrato con altre cose, perché per esempio se tu fai l'albero con una rientranza, questo significa introversione del carattere e così via. Quindi, come vedete, diciamo, ci sono cose che possono anche funzionare, però per esempio se uno conosce il significato delle, diciamo, dei vari errori o delle varie interpretazioni che si possono dare sul test dell'albero, è chiaro che il test dell'albero assume una minore valenza e così via. Quindi, diciamo, ci sono delle ipotesi alla base del funzionamento di certi test che insomma non sono completamente, secondo me, corrette. Per esempio, sicuramente non sono da valutare nella stessa maniera due persone, una che si è potuta allenare su un certo tipo di test e l'altra no. Però ormai internet è a disposizione di tutti, diciamo, tutti quanti abbiamo un accesso relativamente facile alla conoscenza, e quindi, come dire, se non ci diamo da fare, la colpa è nostra. Ok. Allora, tornando un po' a noi, oggi voglio fare un diciamo, partire da un'altra fallacia logica. Questa fallacia logica viene spesso illustrata con un esempio di questo tipo. Supponiamo che io e lui stiamo litigando, a un certo punto io gli faccio, di fronte agli amici, faccio: ma la smetti di dire bugie? Ma tu che rispondi? Chi sa di niente. Diciamo, stiamo parlando, no? Supponiamo che stiamo argomentando entrambi, io faccio: la smetti di dire bugie? Tu cosa rispondi, sì o no? No. Come rispondi, rispondi. Sei già stato incastrato, se rispondi in questo modo, perché in realtà questa qui si chiama, in logica si chiama una domanda complessa. Non complessa perché sia complicata, ma complessa perché è fatta di due parti. In realtà questa non è una domanda, ma è un'affermazione. Tu stai dicendo bugie, punto. La smetti? Se tu rispondi di sì o rispondi di no, comunque stai accettando la premessa, e accettando la premessa gli stai dando in qualche modo ragione, ok? Questa comunque è l'unica fallacia logica che i politici conoscono benissimo. Un politico in questo tipo di tranello non cadrebbe mai. Come risponderebbe un politico alla domanda del genere? Invece di, ovviamente bisogna rispondere contestando la premessa, ma più che contestare la premessa si può addirittura rimbalzare la tecnica verso chi l'ha proposta. Cioè un politico risponderebbe: ma se è sempre stata la vostra parte politica a dire bugie, ma non, insomma, continuerebbe su questa falsa linea. Tanto è vero che adesso, quindi ribalterebbe completamente l'accusa. In realtà però, se ci riflettiamo un attimo più attentamente,
Tutte le domande sono complesse. In tutte le domande noi facciamo delle ipotesi, assumiamo delle cose per scontate. Pensate a una domanda banale come: che ora è? Cosa presuppone? Allora, tendenzialmente, se io dico, mi rivolgo, se tu mi senti chiedere che ora è, cosa pensi? Tu stai girando, mi senti chiedere che ora è, cosa puoi presumere? Che non c'è l'orologio, per sapere se... Vabbè, motivazioni che io voglio per qualche motivo sapere l'ora, quindi magari non la so. E poi? A chi mi sto rivolgendo? A chi hanno l'orologio? Prima di tutto pensi che ci sia un'altra persona, se no? Sì. Anche se oggigiorno manco questo è così scontato, perché ci sono degli assistenti vocali che tu dici che ora è e quello il computer ti risponde. Comunque tu, diciamo, sentendomi dire che ora è, in linea di massima pensi che ci sia un'altra persona. Poi cosa pensi di quest'altra persona? All'orologio. Sì, perché probabilmente se no non glielo chiederemo che ora è. In qualche modo dovrebbe essere più informato sull'ora di me. Ma poi ci sta un'altra ipotesi che diamo tutti per scontata, però non è così scontata. Che? Capisca? La domanda. Io dico, che ora è a uno per strada? Quello è, sorry, I'm not in time. Non hai capito? Che sia, capisca l'italiano? Se non capisce l'italiano, come fai a rispondere? È chiaro, vabbè, poi gli faccio segno, certo. Ma se dico che ora è, io sto presupponendo... Può essere pure che sono. Per esempio, sto supponendo che ci sei. Cioè, vedete, una semplice domanda banale, quante cose diamo per scontate? Che quell'altro ci sente, che capisca l'italiano, che sia in grado di comprendere la domanda, che sia in grado di rispondere, che abbia un orologio per poter rispondere. Non è una cosa, stiamo supponendo varie cose. Siccome queste cose sono in genere molto comuni, noi pensiamo che siano automaticamente soddisfatti. Ma se per, allora normalmente le cose vanno bene, ma se per qualche motivo le cose vanno storte, ci dobbiamo interrogare su qual è la cosa che abbiamo dato per scontata e non lo era. È chiaro questo discorso? E va bene. Poi ci sono alcuni, sempre parlando di altre fallacie logiche, ci sono alcune argomentazioni specifiche che hanno un nome. Alcune, per esempio, sono fallacie logiche che fanno riferimento alle emozioni. Per esempio, in genere, quando si vuole ottenere qualcosa cercando di impietosire qualcuno, questa è una fallacia logica. È una fallacia dal punto di vista logico perché, diciamo, non è che una decisione, se si deve attenere a dei criteri logici, non è che si può basare su un fatto emotivo, però è una cosa piuttosto comune. Una cosa tipica è lo studente, per esempio, che arriva a luglio: no, professore, l'esame mi serve per forza, perché se no, diciamo, perdo la borsa di studio, se no la mia famiglia non mi può mandare più all'università, eccetera, eccetera. Questo qua, ovviamente, non è una cosa valida da un punto di vista logico, perché uno l'esame se lo prende perché se lo deve meritare. Tuttavia, ha un nome, questa argomentazione specifica. E nel momento che vi dico il nome, sicuramente mi mettete a ridere, perché si chiama argumentum ad misericordia. Quindi, diciamo, insomma, lo sapevano già i latini, insomma, lo conoscevano già i latini questo tipo
di argomentazione. Un'altra argomentazione, questa è più interessante. Prima di considerare quest'altra argomentazione, torniamo a una cosa simile a quella della domanda complessa che abbiamo detto prima. Adesso siamo assistendo alla campagna per le primarie in America. Ci sono le primarie, sapete come si svolge, no? Ci sono delle elezioni primarie all'interno dei partiti. Ce n'è una all'interno del partito bipartitico, quindi c'è il Partito Democratico, c'è il Partito Repubblicano. Attualmente nel Partito Democratico è in vantaggio Hillary Clinton e nel Partito Repubblicano è in vantaggio Donald Trump. E qual è lo slogan di Donald Trump? Qualcuno l'ha sentito? Lo slogan elettorale di Donald Trump. Nessuno l'ha sentito. Make America great again. Again. Quindi, che significa? Make America great again. Costruiamo l'America. Rendiamo, riportiamo l'America alla grandezza che merita, insomma, rifacciamo grande l'America. Ok? Cosa suggerisce questo slogan? Affidatevi a me, io posso. Cosa suggerisce? Rifacciamo grande l'America. Che so capace di. A parte questo, che io sia capace, ovviamente, si propone come. In quel momento l'America non è il massimo splendore. Quindi, allora, gli slogan, come tutte le forme diciamo che devono contenere una qualche forma, diciamo, pubblicitaria, insomma, come tutte le formule pubblicitarie, devono avere qualcosa di vero, devono essere verosimili, però fino a un certo punto. Qui in particolare si sta dando per scontato che l'America non sia in un momento di splendore, anzi sia piuttosto male, se la passa piuttosto male. Ora, per quanto ci siano magari anche dei motivi obiettivi, oggettivi, per pensare che insomma, la recessione c'è stata a livello in tutto il mondo, però è un'affermazione sicuramente discutibile. Infatti, cosa ha fatto Hillary Clinton? In un discorso che ha tenuto di recente è stata, diciamo, ovviamente consigliata, perché hanno stuoli di persone che scrivono loro i discorsi, e diciamo, ha esordito dicendo: noi non abbiamo nessun bisogno di riportare l'America diciamo a uno stato di grandezza, perché l'America è sempre stata grande ed è tuttora grande. Quindi, anche perché lei può certo dire, non può più indicare lo status quo, perché è lo stesso partito del presidente attualmente in carica, quindi giustamente ha contestato la premessa. Se lei dice no, facciamo l'America grande, che dice? Sì o no? Se dice di sì, dà ragione a Trump, se dice di no, peggio ancora. Quindi gli dice, perché lui è un'affermazione che tutti quanti gli americani condividerebbero se ne accettano la premessa. Poi potrebbe solo sostenere, sì, fatelo con me perché io sono più capace di Donald Trump, però diciamo il problema è che comunque lei deve cercare, probabilmente se alla fine la sfida sarà tra questi due, ovviamente ogni candidato deve cercare di contestare la premessa, diciamo, perché altrimenti va a giocare sul terreno che propone l'altro candidato. Facciamo un altro esempio, un po' più vicino a noi. Ci stava un po' di tempo fa, 10-15 anni fa, anche le pubblicità sono fonti di osservazioni molto molto, diciamo, utili. C'era una pubblicità del lotto, non mi ricordo se era esattamente il lotto o Enalotto. Comunque
una delle pubblicità a suo tempo recitava letteralmente: se non giochi, non vinci. Allora, dove sta la forza di questa pubblicità? Perché avevano usato questo slogan? Vediamo. Perché se giochi vinci. Suggerisce che se tu giochi, vinci. In realtà non è così. No. Perché se non giochi, è vero, l'affermazione è perfettamente vera. Se non giochi, certo che non vinci. Come fai a vincere? Non hai giocato. Vinci però di più se non giochi, perché comunque sono... Non perdi neanche, diciamo, non perdi neanche la posta. Però se giochi, chi l'ha detto che vinci? Se non giochi non vinci, ma se giochi ci rimetti soldi alla posta, ma e non vinci lo stesso. Nella... Ovviamente hai sempre più probabilità di vincere rispetto a quando non giochi. Però poi la valutazione su diciamo il fatto di giocare o no dipende. Matematicamente si fa, per esempio, un gioco equo quando la speranza matematica, diciamo, è positiva, è una nozione di probabilità, è zero, oppure è, diciamo, conviene giocare quando la speranza matematica è addirittura positiva. In realtà la speranza matematica di tutti i giochi che vengono proposti è negativa, cioè se si fa il prodotto della probabilità di vincere per quanto puoi vincere, è sicuramente viene di meno della posta in palio, diciamo della posta che hai dovuto pagare per giocare. Cioè se tu paghi un euro e il primo premio è di 1 milione di euro, sicuramente la probabilità di vincere quel premio è minore di 1 su 1 milione. Questo è matematico, altrimenti il banco che ci sarebbe a fare? Uno dei primi, diciamo, qua prendo una posizione abbastanza pubblica, ma d'altro canto non è una posizione, diciamo, rivolta contro qualcuno, perché anche chi fa diciamo anche quello è un'industria rivolta ovviamente agli adulti, perché adesso devono fare la pubblicità, anche quando fanno la pubblicità devono sempre sottolineare che il gioco può produrre forme di dipendenza così come le sigarette possono far male. E tuttavia diciamo ovviamente ai miei studenti di ingegneria diciamo illustro due o tre giochini, per esempio, diciamo, quando al primo anno bisogna fare un po' di conti con qualche nozione elementare di probabilità e di calcolo combinatorio, perché ne so, andiamo a vedere un po' come si fissano le quote per esempio sugli eventi tipo partite di calcio, piuttosto che andare a vedere diciamo quanto viene pagato l'ambo, il termico, la quaterna, la cinquina, e insomma comunque alla fine la morale sottostante è che è meglio non giocare, perché diciamo a meno che uno non giochi per giocare, però insomma, tendenzialmente se uno vuole diciamo non vuole rischiare di perdere tanti soldi o di fare, diciamo io anche qui c'è un'esperienza di tipo personale, non personalmente che riguardi personalmente me, riguarda un mio amico che si era messo a giocare su numeri all'otto al rialzo. Sapete come si fa? Si prende, sì, prende aumenti sempre le cose. Si prende per esempio un ambo e si gioca, poi dopodiché si gioca un po' di più in maniera tale da se esce quell'ambo da vincere. Come la roulette con rosso e nero. Esattamente. Mettiamo per esempio la roulette con rosso e nero è molto semplice, perché la prima puntata se punto 1, se vinco guadagno 1, se però perdo alla seconda puntata devo puntare 2, perché così devo recuperare l'1 e guadagnare un 1, alla terza puntata devo puntare 4 e così via. In questo caso qual è il problema di questa metodica? I soldi. Il problema di questa metodica è che io potrei andare diciamo finire i soldi, perché per guadagnare questo misero 1 euro ho dovuto impostare un gioco a raddoppio. Impostando questo gioco a raddoppio, la prima volta gioco 1 euro, la seconda volta devo puntare 2 euro, se ho perso, poi ne devo puntare 4, 8, 16. Rischio che se perdo una decina di volte di seguito, la probabilità di perdere 10 volte di seguito, diciamo, è un po' più di 1 su 1024, perché nella roulette non ci sono 36 numeri, 18 neri, 18 rossi, ma ce ne sono 37 perché c'è anche lo 0 che è verde.
e quindi se perdo per una decina di volte di seguito o devo puntare 2047 euro. Se non ce l'ho 2047 euro, a un certo punto finisco i soldi e rischio di perdere tutto, tutto quello che ho giocato fino allora, perché il banco dice se non c'è soldi non devo puntare. Chiaro? Quindi andrebbe bene se io possedessi un capitale illimitato. Se io potessi un capitale, una garanzia illimitata, potrei continuare finché mi pare. A un certo punto esce il diciamo colore che voglio io, e quindi posso guadagnare un euro, posso guadagnare un altro euro, posso guadagnare quanti euro voglio, ripetendo questo meccanismo quante volte voglio. Però se ci riflettete un attimo, se io avessi un capitale illimitato, non andrei a giocare alla roulette che guadagna un euro, no? Andrei da qualche altra parte a divertirmi, ok? Quindi questo è diciamo, quindi se ritorniamo allo slogan originale, se non giochi non vinci, qua è proprio un problema di logica, perché suggerisce l'idea che se giochi vinci, ma non giocare implica non vincere, non significa che giocare implica vincere. Questo è un errore logico di... Se A implica B, non è vero che non A implica B. È vero, diciamo, che non B implica non A. Vabbè, questo è un fatto di logica. Diciamo, è una dimostrazione che si basa su... un tipo di dimostrazione si dice per assurdo, no? Per esempio, se non giochi non vinci, è vero. Allora, se ho vinto vuol dire che per forza ho giocato, perché se non avessi giocato non avrei dovuto vincere. Quindi questo è la corretta diciamo ragionamento dal punto di vista logico. Se non giochi non vinci, è vero, quindi se hai vinto devi avere per forza giocato, se no come hai fatto a vincere? Ma non vuol dire che se giochi devi per forza vincere. È chiara la differenza? È sottile, ma c'è, neanche tanto sottile, eh? Queste sono le prime cose di oggi che si fanno. Vediamo un'altra. Questa richiede un po' di più la vostra partecipazione, perché pure qui, qua c'è più sottigliezza. Allora, beh, la conoscete la storia del lupo e dell'agnello che bevevano lo stesso uccello? Sì. Quella quando l'avevamo detta, elementare, insomma, penso, più o meno. Non lo conosco. Allora, come funzionava? Come funzionava? Allora, c'era il lupo che si lamentava con l'agnello perché gli inquinava l'acqua che beveva lui, no? Gli sporcava l'acqua. Dice, tu smettila di bere dove bevo io, perché io devo bere tutta l'acqua sporca che... E come rispondeva l'agnello? Ma se io bevo a valle di te, bevo dopo di te, come faccio a sporcare l'acqua che bevi tu? Tu bevi prima di me. E il lupo, vabbè, insomma, il motivo è andato avanti, alla fine se lo mangio e basta. Allora, illustriamolo con un altro esempio, poi lo ricolleghiamo a questo. Sentite la seguente affermazione. Giovanni ha il raffreddore. Giovanni si prende 3 compresse di vitamina C, 10 compresse, quante ne volete voi? A Giovanni passa il raffreddore. Quindi la vitamina C fa raffreddore. Ce l'ho in borsa la vitamina C, se no. A parte gli scherzi, il fanatico, diciamo, della vitamina C per curare un po', la vitamina C è una vitamina idrosolubile, quindi non si accumula, non è liposolubile, quindi non si accumula nel corpo, se uno ne prende in più viene espulsa con le urine. E la persona fanatica di assumere altissime dosi, quella arrivava ad assumerne 5, 6, 7 grammi al giorno,
per capirci sarebbe a dire due tubetti di vitamina C che trovate al supermercato, 40 pastiglie al giorno. Comunque non è un fesso qualunque, è una delle 5-6 persone che hanno vinto due premi Nobel. Quindi lui era fissato, lui e la vitamina C, era, aspetta, non mi sfugge il nome, comunque era il primo premio Nobel, l'ha vinto in chimica, il secondo poi l'ha vinto per la pace, quindi non è, però, ed è campato 94 anni, alla fine qualche ragione forse ce l'aveva pure. Però torniamo al discorso di logica. Se io dico Giovanni ha raffreddore, Giovanni si prende tre compresse di vitamina C, quindi Giovanni passa il raffreddore, quindi la vitamina C fa passare il raffreddore, è un ragionamento corretto o no dal punto di vista logico? No, perché? Perché è facile dire sì e no, quella è risposta a questo. No, perché? Se si collegano in realtà, cioè non ci sono temi che collegano in realtà, cioè per essere vero il fatto che la vitamina C... Allora, io ho osservato che lui ha preso, si è presa la vitamina C, gli è passata il raffreddore. E dico, quindi la vitamina C fa passare il raffreddore. Dove sta l'errore? Allora, non è detto che sia stata la vitamina C a far passare il raffreddore. Il raffreddore potrebbe essere passato per un'altra causa. Questo è corretto. Allora, possiamo operare... Allora, diciamo... in maniera statistica, cioè, supponiamo di... Io prendo... 100 persone con raffreddore, do loro, a ciascuno di loro, 3 pastiglie di vitamina C. Osservo che a 48 persone è passato il raffreddore. Basta questo per dire che la vitamina C è efficace contro il raffreddore? No. E allora come si fa? Se voglio condurre uno studio di questo genere, come si deve fare? Perché non basta e perché? Perché voglio dire, io mo... Però non lo so, le persone precise che ci vogliono avere. Vabbè, invece dicendo ne prendiamo 1000, un problema di numerosità. Dipende poi quante persone su 1000 andano a passare. Mettiamo 1480. E allora non lo cura. 840. Lo deve curare al 100%. Deve curare al 100%, non esiste. Nessuna medicina funziona al 100%. Si dovranno vedere le cause che faranno passare la fisiologia per stati di persone. Ok, la parola. Allora, qua ci addentriamo in un altro settore. Una correlazione, cioè do la vitamina C, passa statisticamente, qualche volta sì, qualche volta no, il raffreddore. Una correlazione può essere indice di una causa, cioè ovviamente se le cose sono, diciamo, non c'è rapporto causale, devono anche essere scorrelate. Però ovviamente non implica una causa. Cioè in probabilità si direbbe due variabili aleatorie correlate devono essere per forza dipendenti. Questa secondo me è una delle parole più sbagliate che è stata scelta, perché la dipendenza sembra suggerire un rapporto di se io sono dipendente da te vuol dire che tu fai una cosa e quindi per causa io ne devo fare un'altra, quindi sembra suggerire un rapporto di causalità. Invece non è così. Per esempio, negli anni 60 si scoprì, si andò a vedere, diciamo, l'andamento in tutti gli anni 60 del numero dei professori universitari, che aveva un certo aumentato, scendeva di vari anni, però in generale il trend era di aumentare, però
e lo si andò a sovrapporre al numero di, alla, diciamo, di persone che avevano problemi con l'alcol, ma se i due profili coincidevano, erano perfettamente sovrapponibili. Cioè, questa è una cosa che si fa spesso anche in economia, si vanno a cercare delle correlazioni tra l'andamento, per esempio, di alcuni indici di borsa e altre cose. In questo caso, l'andamento temporale del numero di professori universitari, io quando dovevo fare questa cosa, un corso di probabilità, me lo sono venduto come numero di studenti universitari, perché più o meno i professori sono proporzionali agli studenti. Quindi era perfettamente, diciamo, aveva lo stesso tipo di andamento di quello delle persone che avevano problemi di alcol. E gli studenti fecero un salto sopra la sedia. Dice, mazza, mi sono iscritto all'università e devo finire con problemi di alcol. Cioè, è una cosa un po' seria. E in realtà, come spieghereste voi questa cosa qui? Un puro caso? No. Allora, mettiamo pure conto che su, se poi la correlazione non è perfetta, io prendo migliaia di profili di andamenti temporali, è chiaro che prima o poi anche a caso due coincideranno, insomma, più o meno. Quindi, non è, soprattutto se sono, diciamo, tendenzialmente ascendenti entrambi. Però, quindi non è, la correlazione non indica in nessun modo, però diciamo, c'è, diciamo, anche volendo pensare che ci sia un legame tra le due cose, ci può essere. Quale può essere? Come la spieghereste voi questo fenomeno? Mettiamo che voi facciate le misurazioni molto precise e scopriate che l'andamento delle persone che hanno problemi con l'alcol in un decennio, un quindicennio, diciamo, ha lo stesso profilo dell'andamento del numero di persone che si iscrivono all'università. Cioè, come può essere una cosa del genere? Dovrebbero essere due fenomeni, sembra, in contrapposizione, invece non è così. Perché? Come lo spiegheresti? Guardate, poi ci possono essere proposte più sofisticate, però una spiegazione piuttosto semplice potrebbe essere questa. Mettiamo che sia il numero di coloro che hanno problemi con l'alcol, sia il numero delle persone o la percentuale degli studenti iscritti all'università, sia dipendente dal benessere di una società. Cioè, aumenta il benessere, è chiaro che la gente manda di più i figli all'università, però aumenta il benessere, cioè un po' di gente che ha più soldi in tasca, ecco, alcuni di questi ne approfittano per comprare più alcolici e quindi per bere più alcolici e quindi aumentano anche determinati problemi. Questo potrebbe, non è così, ci può stare, insomma, non dico che sia questa la spiegazione, però ci potrebbe stare una spiegazione. In questo caso voi non avete che una dipendenza diretta, cioè non è che un fenomeno causa l'altro, ma ci può essere un terzo fenomeno, benessere, che causa entrambi. In questo caso le due variabili aleatorie sono dipendenti lo stesso, i due fenomeni sono lo stesso dipendenti, forse sarebbe stato più corretto chiamarli interdipendenti piuttosto che dipendenti. Perché dipendono tutti e due da un terzo, diciamo, fenomeno. Ecco, quindi, però tornando a Giovanni e la vitamina C, a prescindere, quindi se io volessi fare una cosa statistica per stabilire che una medicina o una certa sostanza è efficace contro una certa malattia, basta soltanto darla per poter, diciamo, a 1000 persone verificare l'efficacia su una certa percentuale di esse? Cosa si fa in genere quando si parla di studi a doppio cieco, di effetto placebo? Cosa si fa? Aspetta, si fa una cosa, si prendono 1000 persone con raffreddore e gli si dà la vitamina C, poi si prendono altre 1000 persone con raffreddore e gli si dà una acqua e zucchero. Allora, se alle persone a cui ha dato acqua e zucchero, delle persone a cui ha dato acqua e zucchero ne guariscono 200 su 1000,
a quelle a cui è data la vitamina C ne devono guarire 300 o 220 o una quantità, poi si fanno i conti, significativamente più elevata, in maniera tale che la probabilità che ne siano guariti 220 piuttosto che 200 sia quasi nulla. È chiaro? In questo modo tu puoi escludere che quello lì sia accaduto per caso e che quindi la vitamina C ha effettivamente degli effetti, perché devi scontare quello che si chiama l'effetto placebo. Cioè, io ho una malattia, mi danno una cosa dicendomi che è una medicina, io me la prendo tutto contento e il fatto stesso di aver preso qualcosa mi fa sentire meglio. Questo si chiama effetto placebo. Due osservazioni per concludere su questo effetto placebo. La prima osservazione: esiste anche l'effetto nocebo? Se io ti dico che quest'acqua è inquinata e tu la stai a bere, magari è normalissima acqua, diciamo che... però se ti dico che è inquinata, ti sembra, immediatamente ti sembra che è amara, che veramente fa schifo. E poi magari ti senti veramente male. Così come c'è l'effetto placebo, c'è anche l'effetto nocebo. Ma poi anche un'altra questione. Dicono tutti che bisogna scontare l'effetto placebo. Poi però ci sono certe volte che magari non c'è una, non si conosce una cura per certi tipi di malattie, per certi, però quantomeno, anche se non si conoscesse la cura, no? Se tu riesci a convincere la persona, dici, piglia di questo che ti va bene, almeno ti prendi l'effetto placebo, no? Se l'effetto placebo è riconosciuto, che ci sta? Perché dice, ah no, quello non si può curare, non si può fare niente. Almeno prendi l'effetto placebo. Può essere che qualche miglioramento ci sia lo stesso. Perché no? Visto che c'è, torniamo poi al discorso più preciso. Uno giustamente ha detto, non è detto che sia stata la vitamina C a far passare la febbre. Quindi dal punto di vista logico non è corretto affermare che sia la vitamina C a far passare la febbre. Questo errore lo conoscevano bene anche i romani. Anche questo è un argomento che ha diciamo un nome latino, si chiama post hoc ergo propter hoc, dopo di ciò, quindi a causa di ciò, che non è per forza che sia così. Cioè, se una cosa accade dopo un'altra, io vedo, sono passato sotto la, cioè questo è il meccanismo della superstizione, sono passato sotto le scale, mi è caduto il secchio di vernice in testa, in effetti se non passavo sotto la scala era meglio, perché sulla scala c'era il secchio di vernice, però diciamo non è che una cosa perché capiti dopo un'altra deve essere per forza causata dalla prima. Tuttavia questo tipo di associazione la facciamo tutti e io sfido chiunque a non diciamo a fare una cosa dopo che per due o tre volte ha riscontrato un'associazione negativa, cioè del tipo se passo di qua sulla strada e il piccione mi fa la gatta in testa, la prossima volta ripasso dall'altra parte, se poi passo la seconda volta e il piccione mi rifà la cacca in testa, penso che se ci passo la terza volta sono scemo, insomma. Vado col fucile. No. Questa volta magari guardi in alto e capisci che stai passando sotto un ponte e là il piccione si fermava a fare la cacca. Capisci? Non è detto, però non è detto manco il contrario, potrebbe anche essere. Quindi diciamo, noi non operiamo sempre con una logica deterministica, operiamo spesso in situazioni reali anche con una logica probabilistica. Noi vediamo che una cosa succede dopo un'altra, quindi intanto non la faccio, poi vedo perché, cerco di analizzare le cause, cerco di capire, poi se mi convinco che non c'entra niente, vabbè, allora poi la rifaccio. Però insomma, come dire, soprattutto se devo correre qualche rischio, come dire, prima metto le mani avanti e poi... Quindi questo qua si chiamava argomento post hoc ergo propter hoc. Invece ce n'è un altro, vediamo un po'. Se arriva uno di un'agenzia di
vigilanza, c'è una compagnia che fa vigilanza in un certo quartiere, dice, voi avete il negozio in quel quartiere e non pagate il metro notte. Allora arriva questo di questa compagnia di vigilanza e vi dice, sa, lei dovrebbe fare l'abbonamento con noi perché sa, qua ci sono un sacco di problemi, poi magari una notte si trova al negozio con, diciamo, che gli mettono una bomba, che gli fanno saltare la serranda, eccetera. Questo come si chiama? Prevenzione. No. Vi suona un discorso del genere o... o vi scende qualche brivido freddo per la schiena? Se uno viene a fare un discorso del genere... Quasi per dire che ci possa ammazzare. È una minaccia, diciamo la verità. Più che non è manco tanto velata, insomma. Cioè, se non lo fai, lo faccio io. Più o meno ci sei finito. Allora, questo qua si chiama, è la vera e propria minaccia, si chiama argumentum ad baculum. Baculum è il bastone, bacilli, ci avete presente i bacilli di Matteo? Alcuni sono fatti a bastone, quelli fatti a bastoncino si chiamano bacilli, perché sono bastoni. In inglese si chiamerebbe the big stick policy, cioè se uno stato ti fa problemi ci comincia a mandare le coltelli, diciamo, sulle coste e magari cambia la politica di quello stato. Se non bastano le coltelli ci comincia a mandare qualche elemento. Quindi questa qua, anche questo è un argomento di tipo logico? Non esattamente, però è un tipo di argomentazione che nella vita reale esiste, non ne possiamo prescindere, perché c'è questa cosa qua. Aspettate che ce n'è una che volevo ricordare. Ecco. Un'altra fallacia che si può incontrare di tipo logico, vabbè, ce ne sono tante. Allora, per esempio, Tizio dice un'affermazione. Allora si comincia, invece di screditare, di provare che l'affermazione è falsa, si comincia a screditare Tizio. Si dice che Tizio è un poco di buono perché è una persona che magari ha problemi, che ne so, si comincia a dire che è divorziato, che è sposato, che ne so, o altre, oppure si comincia a accusare gli altri fatti. Sapete come si chiama questa qui? Argumentum ad hominem, cioè contro la persona. Oppure un altro, una variante di una cosa di questo genere era, questo cioè in molti, può capitare in molti sia libri che sceneggiati che riguardino, per esempio, che riguardano dei casi giudiziari. Allora c'era in un'occasione c'era un super testimone che aveva riconosciuto un tizio riguardo un certo delitto. Allora l'avvocato alla difesa lo sa per tempo e fa uscire uno scandalo sul giornale con la foto del tizio la mattina prima dell'udienza. Perché lo fa? Per perché in questo modo il super testimone la sua super testimonianza aveva meno valore, in quanto si poteva sempre pensare
che avesse riconosciuto Tizio in base alla foto che aveva visto sul giornale, che avesse avuto, cioè, un qualche altro motivo per accusare Tizio, ed era facile per lui riconoscerlo. Se tu, allora, questo non l'ha visto mai, lo metti in un confronto all'americana tra 10 persone, quello ti va a beccare lui. Mo, come faceva a scegliere lui piuttosto che un altro? Se invece l'ha visto sul giornale, e dice questo l'ha visto sul giornale, perciò l'ha riconosciuto. Chiaro? Queste sono parti di manovre che possono essere anche dette, per esempio, di avvelenamento dei pozzi, cioè avvelenamento dei pozzi quando io, un tizio fa un'affermazione e tu avveleni, diciamo, sostieni che diciamo, la sorgente di quell'affermazione è falsa e quindi l'affermazione conseguente è falsa. Quindi, come vedete, non è facilissimo muoversi tra tutte queste fallacie. Sono tutte cose che però aiutano a capire piano piano come ragionare correttamente. Ho fatto degli esempi, però, diciamo, tratti più dalla vita reale, però moltissime di queste cose si applicano pari pari a situazioni che si possono ritrovare in testa. Invece vorrei fare adesso un esempio che non è una questione di pura logica, ma è una questione magari che riguarda più l'ingegneria, però fa vedere che cosa si può arrivare a fare ragionando, non solo ragionando correttamente, ma avendo poi la ambizione di poter portare questo ragionamento teorico sul campo pratico. Allora, una realizzazione per la quale siamo ormai, è passato tanto tempo, quindi non è che ci possiamo parlare su quegli allori, però per la quale siamo famosi in tutto il mondo, sono state le prime realizzazioni di ingegneria negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, quando hanno fatto, per esempio, l'autostrada del Sole. Quando hanno fatto l'autostrada del Sole, un esempio notevole di ingegneria è stata la costruzione dei viadotti sulla Firenze-Bologna. Non è una cosa facile, perché là ci sono c'è una situazione molto montuosa, quindi ci bisogna costruire gallerie in certi punti, e in altri punti invece bisogna realizzare dei viadotti su altezze notevoli, perché ci sono degli avvallamenti, bisogna superare degli avvallamenti. In particolare, anche adesso, da poco il Presidente del Consiglio ha inaugurato la variante di valico, che ci è voluto più di 10 anni per costruire, sono una decina d'anni, se non vado errato. Prima di questa variante di valico, nella realizzazione che si è svolta negli anni 60, è famoso un viadotto che si chiama, potete andare a vedere il film su YouTube, ci sta, credo sia su YouTube che sul sito della RAI, si chiama Viadotto sull'Aglio. Ok? Allora, perché è famoso questo viadotto sull'Aglio? Se lo andate a vedere, questo viadotto è fatto di questo modo. È un viadotto a campata unica, qua ci avete ovviamente i piloni che reggono l'autostrada, qua ci avete la corsia stradale, e poi più in là ne avete un'altra con il suo ora. Queste due corsie, una è vada Roma in direzione Roma-Milano, l'altra Milano-Roma, ma non sono attaccate, c'è uno spazio in mezzo. Stiamo parlando, quel viadotto sarà alto 40-50 metri minimo. Perché non sono attaccate? No. Il motivo è molto semplice. Quando hanno costruito quel viadotto, hanno dovuto fare un'armatura, cioè l'armatura in legno permette per fare poi la gettata di cemento per fare l'arco. Ok?
hanno dovuto fare tutto la, formare i cassoni per fare il cemento armato, tutto qua. Il problema è che dovevano fare questo per due corsie. E allora, invece di fare questo due volte, cosa hanno pensato bene di fare? Hanno qui sotto messo dei binari. Ah, hanno spostato le cose, la struttura. E hanno montato tutta la struttura, diciamo del legno sotto, l'hanno montata su questi binari. Hanno fatto le prime, la prima corsia, poi hanno abbassato con delle viti tutta la struttura, l'hanno fatta scorrere sui binari, l'hanno fatta traslare di 50 metri quello che era necessario, l'hanno rimessa su e hanno fatto altre cose. Questa era la prima volta che si faceva al mondo un'operazione del genere. Ma all'epoca non è che stiamo a parlare che chissà quanti ingegneri ci fossero, ce n'erano pochi ingegneri in Italia, non è che c'era così l'abbondanza di ingegneri che abbiamo adesso, però non è che conta soltanto il numero, conta la qualità. Allora, e questo è soprattutto quello che vi dovreste porre come, come obiettivo, cioè il discorso di cominciare a, a nessuno nasce che non fa errori, il problema è la gestione dell'errore, l'analisi dell'errore, cercare di capire perché ho fatto l'errore e se questo errore mi può insegnare qualcosa. Questo è, dovreste un attimo focalizzare. Quindi, per esempio, il discorso dei, per esempio, se andiamo a parlare di test, non è che io faccio i test e dipende esclusivamente dalla preparazione. No, io faccio, faccio i test. Vediamo qualche test. Allora, vediamo un po'. Scegliamone uno che... Certamente, se vi leggo un test di questo tipo, di cultura generale, in quale città si è tenuta l'esposizione universale del 1900? Parigi, Londra, Milano, Berlino o Lisbona? Parigi. Questo qua è abbastanza, diciamo, facile perché è una cosa molto nota che si è tenuta a Parigi. Però, qua, tutto sommato, è una cosa di cultura, quindi io la so o non la so. Potrei però collegare, perché ci sono degli episodi famosi di questa esposizione universale che si è svolta a Parigi, per esempio, sì, ma anche diciamo in matematica c'è stata Peano, è stata un matematico italiano che è stata la star di questa esposizione universale, ci sono stata Hilbert che ha posto i 23 problemi. E insomma ci sono diciamo ognuno poi magari ha altre passioni e ne scopre altre. Ok, vediamo, vediamo invece qualcuno. Ok, allora, allora, la tipografia Marconi ha deciso di stampare il nuovo elenco telefonico in caratteri più piccoli per risparmiare carta. Di conseguenza, ora si possono stampare 4 colonne per pagina invece di 3. Ogni colonna contiene inoltre il 25% in più di nominativi
rispetto al vecchio elenco che aveva 750 pagine. Quante pagine ha il nuovo elenco telefonico? Allora, 450, 300, 250, 500, 600. Vediamo un po'. Allora, io devo prima dividere per 1,25 e poi moltiplicare per 0,75. È chiaro questo o no? Cioè, fatelo supponete che una colonna prima contenesse 100 nominativi, quindi prima quante colonne ce ne danno in una pagina? 3. Quindi prima ce ne andavano 300, adesso quante ce ne vanno? 475 su 3 colonne. Allora, in 4 colonne ce ne andavano 600. Esattamente. Ok, quindi se prima ce ne andavano 300 adesso ce ne vanno 500, perché le colonne sono 4, in ogni colonna invece di 100 nomi ce ne vanno 125. Quindi io che devo fare? Da 7,50 devo dividere per 5 e moltiplicare per 3. È chiaro il tipo di ragionamento che sto facendo? Allora, io qua ho impostato una proporzione senza fare, diciamo, senza impostare equazioni da un punto di vista formale. Io sto dicendo, poniamo a 100 il numero di nominativi che andava in una colonna prima, quindi nella pagina di prima ce ne andavano 300, giusto? 3 colonne, 3%, 300. Adesso ce ne vanno 4 da 125, quindi in totale 500. Adesso faccio 750. Allora, la proporzione da prima a dopo, considerando sia le colonne, diciamo quei caratteri più piccoli, sia il fatto che adesso posso fare 4 colonne invece che 3, la colonna più alta, sia i caratteri più piccoli, la proporzione è 5 a 3. Quindi il numero delle pagine si ridurrà in proporzione 3 a 5. Quindi 750 diviso 5 fa 150, per 3 fa 450, che è la risposta corretta. Ok? Questo tipo di ragionamento senza impostare un'equazione da un punto di vista formale, indirettamente l'abbiamo impostata, aiuta spesso. Un altro tipo di ragionamento che aiuta, ecco, vediamo questa qui, ve lo faccio capire meglio. Prendiamo questa domanda qui. Allora, una bottiglia di latte costa 1,10 euro, cioè 1,10 euro è il costo della confezione di latte compresa la bottiglia, bottiglia e contenuto. Il latte soltanto, il contenuto, costa 1 euro in più della bottiglia. A quanto costa la bottiglia e quanto costa il latte? Allora, quasi tutti rispondono 10 centesimi la bottiglia e 1 euro il latte. No, perché la differenza in questo caso è 90 centesimi. Io ho detto, cosa ho detto io? Che il latte costa 1 euro in più del contenitore. Il contenuto costa 1 euro in più del contenitore. Quindi la risposta corretta, in totale fanno 1,10 euro. La risposta corretta non è 1,10 euro. Qual è la risposta corretta? Vi siete bloccati. Questo è proprio perfetto per un test. Tra l'altro questo è un test, sta veramente in un test. Lo sbaglia il 48%, si fa con la mazza da baseball e la palla da baseball. Però lo sbaglia il 48% di quelli che tentano la missione adatta. Quindi non siete gli unici a sbagliare, insomma.
non di quelli che passano, di quelli che tentano, infatti questi qua non passano. Allora, qual è la risposta corretta? Ci vogliono 3 secondi rispondo a questa domanda. Allora, ripeto, una bottiglia di latte costa 1,10 euro con tutta la bottiglia. Il latte costa 1 euro in più della bottiglia che lo contiene. 1 euro in più. 1 euro in più. Lingua italiana, 1 euro in più. Quanto costa il latte e quanto costa la bottiglia? La bottiglia è 5 centesimi. Oh, la bottiglia costa 5 centesimi e il latte costa 1,05 euro. La somma fa 1,10 euro e la differenza fa 1 euro. Adesso c'è chi ha bisogno di fare A più B, A meno B, 2A uguale 2,20 euro, quindi A uguale 1,05 euro. È chiaro? E quindi poi di gamma B uguale 0,05. Non è necessario. Allora, l'idea qual è? L'idea è, seguitemi un attimo, io devo aggiustare la differenza, io so soltanto che la somma fa 1,10 euro. Allora, mettiamo che ho pensato di fare 1,10 euro. Allora, a questo punto che faccio? La differenza, mi trovo che la differenza è 90 centesimi. Non mi trovo. La differenza è troppo o troppo poco? Troppo poco. Cioè la differenza è 1 euro, no? Allora, cosa faccio? Sempre mantenendo 1,10 euro di totale, devo trasferire un po' di centesimi al latte. Allora, potrei pure dire, allora il latte costa 1,10 euro, la bottiglia non costa niente. Però mi trovo, a quel punto mi trovo la differenza è 1,10 euro. Terzo tentativo, 1,05 euro, la differenza è 1 euro, sto a posto. Moltissimi problemi, quando andate a trovare, invece di trovare la soluzione in virtù di risoluzione di un insieme di una o più equazioni, sono chiaramente, dipendono da una quantità di cui potete valutare una funzione obiettiva, insomma. Cioè, se aumentate quella quantità, quella funzione aumenta, se diminuite quella quantità, la funzione diminuisce. Poi in questo caso era la differenza tra valore del latte e valore della bottiglia. È chiaro che se aumenti il valore del latte, aumenta pure questa differenza, mantenendo la somma costante, no? La differenza aumenta del doppio. Però, in ogni caso, aumenti il valore del latte, aumenta la differenza. Quindi, se 1 euro è troppo poco, 1,10 euro è troppo, 1,05 euro è giusto. Che 1,5 ci ha avanzato 5, la differenza fa 1. Capito? Posso andare, cioè, per tentativi, come dire, aggiusto il tiro, ci metto, che ne so, in un altro caso, che ne so, le scatole grandi, ho due tipi di scatole grandi e scatole piccole, la somma fa 47, la differenza fa 13. Quante sono le scatole grandi e quante sono le scatole piccole? Vabbè, le scatole grandi sono 30 e le scatole piccole sono 17, perché 30 più 17 fa 47 e 30 meno 17 fa 13, è chiaro? Tuttavia, se io non ci azzecco, mettiamo che invece di mettere 30 metto 25, allora 25, allora la somma fa 47 e le scatole piccole deve essere 22, allora la differenza non mi trovo, perché la differenza invece di 13 fa 30. Allora che faccio? Che cosa faccio? Questo 25 lo aumento, allora ci metto 35, vedo che sono, non funziona, perché adesso la differenza è troppo. Poi ci metto 30 e scopro, cioè, con qualche tentativo, invece di risolvere, in questo caso le equazioni erano semplici, dovevo semplicemente fare 47 più 13 diviso 2 mi dà il numero delle scatole grandi, 47 meno 13 diviso 2 mi dà il numero delle scatole grandi. Però altre volte le equazioni sono più complicate, però funziona allo stesso modo, cioè andando per tentativi, io in pochi tentativi arrivo alla soluzione e ho risparmiato tempo. Ok? Vabbè, che ore sono? 10. Vabbè, allora magari ne vediamo giusto un altro. Ok. Questo è interessante, questo vi coinvolge di più. Un torneo di calcio si svolge in due fasi.
Nella prima fase le squadre sono suddivise in 8 gruppi di qual numero? 8 gironi. Ciascuna squadra gioca una sola volta contro ciascuna squadra del proprio gruppo, del proprio girone. La vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase eliminazione diretta. La seconda fase quindi è eliminazione diretta. Al termine del torneo la squadra vincitrice avrà disputato 8 partite. Quante squadre prendono parte alla prima fase del torneo? Allora, vediamo un po'. Facciamo col metodo che abbiamo detto prima. Se fossero 32, i gironi sarebbero? 8 da 4. Abbiamo detto 8 gironi da 4. Quindi nel girone la squadra quante partite farebbe? 3. Poi di queste abbiamo detto, non ho detto, questo non l'ho detto, scusate. La vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase eliminazione diretta. Solo la vincitrice. Quindi a questo punto le squadre alla fase eliminazione diretta sarebbero solo 8. Quindi se sono solo 8 fanno i quarti, se fino e finale sono altri 3. Sono 3 partite e quindi sono 3 più 3, 6. E allora non sono 32, però quando sei? Quindi devono essere 6 per girone. Proviamo 6 per girone, perché giustamente in questo caso le partite sono 8 meno 3 fa 5, 6 per girone fa 5, quindi 6 per 8, 48, infatti la soluzione è 48. Se invece le squadre qualificate erano 2, perciò ci voleva questa informazione che non mi ricordo se l'ho letto, se le squadre qualificate erano 2, allora il numero di partite dopo era il doppio, quindi era 16, era 4 partite, erano una partita in più, il numero di squadre era il doppio e quindi c'era una partita in più, in quel caso erano 5 e allora erano 40, ok? Però se erano 5 non tornavo, perché poi le squadre erano 10, non erano 16, no? Perché 8 da 5, no, 8 da 5, quindi erano 16, quindi tornava, sì, avevamo fatto bene. Però siccome si qualifica solo la vincitrice, allora a quel punto le squadre devono essere 6 per girone e quindi 40. Va bene? Però diciamo anche questo problema qui ammetteva una struttura del tipo: non sono costretto a fare il ragionamento 8 meno 3, 5, quindi i gironi sono da 6, 6 per 8, 48. Se lo faccio bene, ma posso anche dire prendo sono 8 i gironi sono da 4, le partite sono troppo poche, sono da 5, le partite sono troppo poche, sono da 6, le partite sono effettivamente giuste. Chiaro? Quindi posso fare, dipende a seconda delle circostanze, diciamo come uno si trova, qual è il modo più veloce. Ok. Ecco, vediamo l'ultimo e poi ce ne andiamo. Paolo lavora dal lunedì al venerdì e ha settimane alterne anche il sabato. Qual è il numero massimo di giorni? Anzi, qua poi ci ricolleghiamo per dire un'altra cosa. Qual è il numero massimo di giorni lavorativi di Paolo in un mese? No. Paolo lavora dal lunedì al venerdì e ha settimane alterne anche il sabato. Qual è il numero di giorni lavorativi massimo di Paolo in un mese? La risposta sono 24, 25, 22, 23 o 21? 24. Allora. No, allora è 23, perché questo no. No. Allora, Paolo lavora dal lunedì al venerdì e a settimane alterne anche il sabato. Allora, voi avete correttamente determinato che in 4 settimane lavora 22 giorni. Perché lui lavora 5 giorni a settimana, poi un giorno sì, una settimana sì, una settimana no, lavora un giorno in più. Quindi
in un mese ci stanno per forza 4 settimane, per forza. 4 settimane sono 22 giorni lavorativi, automatico. Avanzano quanti giorni? Al massimo. Quanti giorni c'è un mese al massimo? 3. Avanza 3 giorni, perché un mese può avere 31 giorni. E se questi 3 giorni sono tutti lavorativi? Può capitare che tu vai cominci con lunedì, fai le 4 settimane e poi i 3 giorni che avanzano sono lunedì, martedì e mercoledì, o no? Ah, 22 e 3 fa? 25. La domanda è: qual è il numero massimo di giorni lavorativi di Paolo in un mese? Se il mese inizia di lunedì e c'ha 31 giorni, tu hai fatto 4 settimane che sono 22 giorni, poi il 29 è lunedì, martedì, mercoledì, 3 più 22, 25. Allora mi ricollego a questa cosa per dirvi un fatto, che siccome la realtà supera qualunque test e qualunque fantasia. Allora, quest'anno, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' qual è la data di Pasqua di quest'anno. 26. Allora, vediamo un po'. Se si sbloccasse il punto, sì. Pasqua. 2016. Questo si è staccato. Comunque, faccio prima se ve lo dico a parole. Allora, vi ricordate l'altro giorno dicevo qualcosa su qualche parola russa? Perché? Perché mia moglie è russa, quindi perciò ne so qualcosa. Allora, io ho avuto questo problema. Mia moglie, essendo russa, è infatti una matematica, è di religione ortodossa. Ora, gli ortodossi sono cristiani, soltanto che c'è stata una scissione nel 1054 con il Consiglio di Nicea. Dopo il Consiglio di Nicea, che era nel 425. Allora, il Consiglio di Nicea si è in particolare stabilita la regola secondo la quale determinare la data della Pasqua. Sapete qual è la definizione di Pasqua? Grazie, questa è tautologia, no? Quando è che è carnevale? 40 giorni prima. Guarda solo le ceneri, 40 giorni prima di Pasqua. Allora, domenica 27 marzo, Pasqua 2016. Adesso andiamo a vedere Pasqua ortodossa. Pasqua ortodossa, 1 maggio. Adesso statemi a seguire perché questo è importantissimo. Allora, 27 marzo, 1 maggio, quante settimane sono? 5 settimane dopo. Allora, la Pasqua ortodossa può venire lo stesso giorno, una settimana dopo, 4 settimane dopo e 5 settimane dopo. Queste sono le possibilità, non ce ne sono altre. Però non abbiamo stabilito qual è la definizione di Pasqua. La definizione di Pasqua, sorprendentemente, coincide per i cattolici e per gli ortodossi. E per gli ortodossi, è uguale. Sapete qual è? Allora, la Pasqua, per favore, su. La Pasqua è la prima domenica dopo la prima luna piena, dopo l'inizio della primavera. Allora, primavera, luna piena, arriva domenica e Pasqua. Dopo la luna piena, devi aspettare la luna piena. Appena fa la luna piena, prima domenica dopo la luna piena e Pasqua.
Allora, questa, allora, a me tornavano le 4 settimane, perché? Allora, perché innanzitutto può venire 4-5 settimane dopo? La faccio breve che non andiamo a prendere la corriere. 4-5 settimane dopo, perché noi abbiamo un calendario diverso. Nel calendario ortodosso la primavera arriva 13 giorni dopo. Quindi, perché a noi il 27 marzo è Pasqua, a loro no? Perché a loro la primavera formalmente non è iniziata, secondo il calendario religioso. Tuttavia, lo aspettavo normalmente. Normal, quant'è il mese lunare, lo sapete? 29 giorni. Allora, 29 giorni normalmente fanno scattare 4 settimane. La quinta no. A meno che... Che succede? Cosa può succedere? Può succedere, se la luna piena era venerdì 25 o sabato 26 marzo, più 29, quando arrivi alla domenica di aprile, a fine aprile, la luna piena, 29 giorni, è scattata che è già domenica, è già iniziata la domenica, e quindi scatta la quinta settimana. Cosa possiamo dedurre dal fatto che il 27 marzo è Pasqua a noi e il 1 maggio è Pasqua agli ortodossi? Se andate a vedere sul calendario, la luna piena viene o il 25 o il 26. È chiaro? Potrebbe anche essere il 24 per un altro motivo, perché poi ci sta un altro problema. Io non riuscivo a capire, e finisco, non riuscivo a capire perché poteva capitare una settimana dopo. Allora può capitare una settimana dopo. Questo era inspiegabile, perché dico, a luna piena c'è stato, domenica arriva per me e per te, perché a me Pasqua e a te no? Perché loro nel consiglio di Nicea si diceva anche come calcolare la luna piena, cioè si faceva un calcolo formale, non si guardava in cielo. Questo calcolo formale sbaglia a volte di un giorno in più. Quindi cosa succede? Quando a noi è Pasqua e allora è una settimana dopo, anche lì vuol dire che la luna piena è stata venerdì o sabato. Perché? Perché a noi la luna piena adesso si fa guardando direttamente se in cielo è luna piena oppure no, cioè si fa con metodi astronomici moderni. Loro lo fanno con questo metodo formale, perché dice il consiglio è stato stabilito così e noi ci atteniamo a quella regola, perché noi non abbiamo... Ortodosso significa, diciamo, opinione corretta, significa, cioè che non è cambiata in realtà, perché non è che una cosa che non è cambiata deve essere forza corretta, letteralmente significa opinione corretta, però. E quindi anche in quel caso ci può essere questa differenza di uno o due giorni nel calcolo della luna piena che fa scattare questa. Comunque, se andate a vedere, andate, per curiosità, andate sul calendario, andate a vedere se diciamo venerdì 25 o sabato 26 è luna piena. Ok?